Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Virtual Studium. Per chi ci raggiungesse oggi per la prima volta, Virtual Studium è il progetto di divulgazione online dell'Università degli Studi di Siena, nato con la collaborazione della sezione culturale di Usiena Campus, con Ciclomaggio e Uredio, e coordinato dal professor Tarcisio Lancioni e Marta Moschini. Io sono Fabiana, faccio parte del team Usiena Campus. Oggi abbiamo come nostra ospite la professoressa Donatella Puliga, che insegna civiltà classica e lingua e letteratura latina presso il nostro Ateneo. Ci dovrebbe raggiungere la professoressa Puliga a momenti. Nel frattempo, approfitterei di questo breve spazio di chiedervi feedback audio e video, perché insomma non si sa mai. Oggi è domenica, tra l'altro la banda potrebbe essere particolarmente occupata. Ciao White Scarf, penso di conoscerti, ma non sono sicura. E vi inviterei anche a lasciare nella sezione commenti domande o richieste di approfondimento, per la professoressa Puliga, non appena ci raggiungerà, perché sicuramente, sarà. Eccoci, dovremmo esserci. Qualche minuto di pazienza. Grazie mille, quindi si vede e si sente perfettamente. Vi ringrazio. Grazie mille. Allora, professoressa Puliga. L'attendiamo. Dunque. Ciao a tutti, intanto i nuovi arrivati. Nel frattempo, dato che abbiamo qualche minuto, vi ricordo che Virtual Studium prosegue anche per tutta la prossima settimana. Il primo appuntamento di domani è con Claudia Faleri, e si parlerà di lavoro agile insieme alla nostra Maria Laura Baldino. Quindi vi invito sempre alle ore 17, sempre in live, a essere presenti. Allora, Moggi di Poggi Bonsi, per te la prima volta. Benvenuta o benvenuto. Siamo quasi. Ci siamo? Mi Buonasera, vedete? professoressa. Buonasera. Vedete perfettamente, e la sento Vedete, perfettamente. qualcuno mi sta chiedendo come si faccia a entrare. Io non so dire. Va No, bene. per adesso non deve fare niente. Io non faccio niente, perfetto. Allora, io ho intanto presentato la sua carriera accademica in brevissimo. Attualmente le insegna civiltà classica e lingua e letteratura latina presso l'Università degli Studi di Siena. Naturalmente ha svolto numerosi studi. La sua ultima pubblicazione, se non sbaglio, è il libro La depressione è una dea del 2017, uscita presso il Mulino. Oggi lei è qui per parlarci di, leggo il titolo del suo intervento, Emozioni al tempo del coronavirus, noi e i classici. Questo è certamente un argomento molto poco conosciuto e poco indagato e potrebbe sembrare forse al nostro pubblico un po' sorprendente indagare, accademicamente qualcosa di così immateriale come sono le emozioni. E quindi ci potrebbe spiegare com'è possibile indagare le emozioni in culture così lontane dalla nostra e anche quali sono i benefici che potrebbe portare questo tipo di analisi a noi contemporanei? Sì, certo. Allora, intanto grazie e buongiorno a tutti e benvenuti in questa domenica così particolare. E grazie di esservi sintonizzati su questo canale. Però, insomma, è un modo per stare insieme ed è un modo in cui possiamo appunto condividere anche le nostre emozioni, ma farlo, dicevo, non in una maniera robotica,
romanticheggiante, ma anche in una maniera rigorosa, scientifica, come proprio si può fare studiando questo tipo di campo, che adesso appunto ha anche una certa rilevanza proprio negli ambiti degli studi classici, anche perché c'è tutta una un ambito di emotional studies, si chiamano proprio, in cui ci si interroga sul, innanzitutto sul fatto se sia lecito paragonare emozioni antiche a emozioni contemporanee e naturalmente in quali forme questa discussione possa avvenire, perché le emozioni naturalmente sono presenti in tutte le culture, però ovviamente si presentano in modi diversi, però dietro queste polifonie, questa polifonia in cui si presentano le emozioni, sicuramente è possibile isolare una sorta di sintassi, una sintassi comune. Quindi nel caso delle emozioni possiamo sicuramente studiare culture non soltanto lontane nello spazio, e questo ci sembra abbastanza lecito, cioè ci possiamo interrogare senza troppe senza troppi problemi su che cosa possono provare, per esempio, oggi non so, gli abitanti del Giappone davanti a questa emergenza e a come la vivono in maniera così diversa rispetto alla nostra. Loro, per cui, per esempio, non c'è il problema della, non hanno il problema della distanza sociale. Loro è molto difficile che si abbraccino in pubblico, per cui già, per esempio, tra una cultura e l'altra contemporanea è sulla linea, diciamo, orizzontale del tempo e dello spazio, e possiamo, diciamo, è lecito indagare le differenze. Ora, la domanda che noi ci facciamo invece è anche un'altra: possiamo indagare le emozioni distanti nel tempo e non soltanto nello spazio? Perché sul contemporaneo siamo abbastanza d'accordo, diciamo. Allora, con i classici però siamo interrogati sulle emozioni distanti nel tempo. La domanda è lecito fare questi confronti? Sì, è lecito, naturalmente, con un approccio ovviamente antropologico, per cui noi siamo chiamati a confrontarci con le culture altre, con una cultura altra, come in questo caso per esempio quella dei latini, quella romana, e quindi a percepire scarti e analogie, perché questo funziona. Allora, in questo modo noi ci confrontiamo da un lato con l'alterità, vediamo delle differenze, e dall'altro anche con la prossimità. In questo gioco, naturalmente, noi siamo protagonisti di una percezione che ci obbliga in qualche modo a guardare anche le nostre emozioni, altrimenti non possiamo neanche, non potremo neanche incontrare quelle degli altri. E le parole, diciamo, delle emozioni di questi giorni, è inutile dire che sono parole che cominciano con la A, tanto per fare proprio un elenco alfabetico, sono ansia, angoscia, ma per esempio la parola ansia, che ovviamente viene da una radice latina molto interessante, che è la radice del verbo ango, angere, che vuol dire proprio avere una stretta, è la radice che c'è sia in ansia, che viene appunto dall'aggettivo anxious, qualcuno che viene in qualche modo soffocato, e anche la radice di angoscia attraverso la parola angustia, per esempio. Quindi questo verbo che ci dà proprio l'idea di questo soffocamento, tra l'altro è interessante perché esisteva addirittura una divinità, una di queste cosiddette divinità dell'attimo, la dea Angerona, che ha proprio nel nome questa radice, l'idea del soffocamento, e allo stesso tempo, questo è molto interessante, era anche una dea, una divinità del silenzio. Per cui, la interrompo, oltre al nome, aveva per caso qualche attributo che si riferisse a questo soffocamento?
Aveva un attributo, diciamo, iconografico, no? Nel senso che nelle poche rappresentazioni che se ne hanno, noi la vediamo o con il dito messo davanti alla bocca e al naso, a segno di appunto intimare il silenzio, oppure addirittura aveva una benda proprio sulla bocca, che appunto, lo dicevo in un'altra occasione, ha qualche cosa che può ricordare in maniera naturalmente dinamica queste nostre oggi introvabili mascherine, no? Quindi c'è questo, diciamo, dialogo continuo tra il presente e il passato. Ma la cosa che mi interessa di più in questo momento sottolineare è anche che queste emozioni, appunto ansia, angoscia, notate bene che per dire paura i latini avevano almeno 7-8 termini, perché c'erano varie gradazioni della paura, quindi c'era il metus, il pavor, il terror, il timor, l'horror e ognuna, la formido, e quindi ognuna di queste sfumature semantiche corrispondeva anche ad una percezione sensoriale diversa. Naturalmente, per esempio, l'horror era qualcosa che ti faceva rizzare proprio i peli, mentre il pavor era proprio qualcosa che ti faceva rimanere stupito, stupefatto. E quindi c'è tutta questa questo caleidoscopio, no, di significati che è molto interessante indagare, ma è importante anche come gli antichi ne parlino di queste emozioni utilizzando delle metafore, perché per esempio noi non ci pensiamo, ma quando io dico sono pieno di paura, e lo dicevano anche loro, vuol dire che dal punto di vista cognitivo, diciamo, io do all'idea di paura, per esempio, il significato di essere una sostanza, magari un liquido, che mi viene in qualche modo riversato dentro, riversato addosso, e quindi questo è interessante. Oppure, altra cosa, altro ambito metaforico molto importante, molto presente, bisogna combattere la paura, si viene invasi dalla paura, bisogna sconfiggere il virus, oggi diciamo. Quindi qual è l'ambito predominante? È l'ambito, è il campo semantico della guerra, del combattimento, c'è quest'idea dell'assalto, dell'invasione. Quindi diciamo, per esempio, a proposito della paura, due grossi ambiti: sostanza, quindi pieno di paura e tutto quello che questo comporta, e dall'altra parte invece campo semantico della, appunto della guerra, dell'attacco. Abbiamo addirittura, ora noi è molto interessante vedere anche quali metafore vengono usate oggi dai mezzi di comunicazione, e ora mi viene in mente alcune cose quasi comiche, come per esempio il nostro sindaco, il nostro presidente della regione Campana, che ha parlato addirittura di bazooka. Ecco, quindi c'è tutta questa idea, no? dell'attacco militare alla paura, e non è un caso, evidentemente, anche nella percezione dei romani e nella strutturazione del loro mondo metaforico e linguistico, è chiaro che l'immagine dell'assedio era un'immagine, per ovvi motivi, molto presente. Però immagino che sia per le emozioni negative, ma per quanto riguarda invece le emozioni positive, naturalmente immagino che il campo semantico sia un po' diverso rispetto a quello militare. Sì, per fortuna sì. Allora, è chiaro che le emozioni positive, che sono anche quelle che noi oggi stiamo vedendo, per fortuna, e direi speriamo in maniera duratura, prepotentemente affiorare, sono emozioni legate all'idea di compassione, condivisione, solidarietà. E allora naturalmente potremmo fare un rapidissimo excursus su questo, ma
per esempio la parola compassione, ovviamente, che viene dall'idea di cum patior, cioè di soffrire insieme, ma anche semplicemente di provare, non è soltanto una sofferenza, ma di mettersi nei panni dell'altro. Ecco, questa è l'idea che c'è nel verbo cum più patior. E allora la parola compassione, non è un caso che noi parliamo di, per esempio, uno studio fatto con passione, non vuol dire che è uno studio che mi fa soffrire, ma è uno studio che mi fa mettere in gioco, che mi fa mettere veramente anche dentro, per esempio, i testi che io leggo, studio, analizzo, che poi diventeranno nutrimento per me. Anche la metafora del nutrimento, vedete com'è forte. E poi c'è l'idea, per esempio, della solidarietà. Ora è quasi una bandiera, io sono molto contenta di sentire queste grandi campagne di solidarietà e quasi un po' mi spiace che ci sia voluta questa emergenza drammatica per tirare fuori queste capacità. Però, insomma, non è mai troppo tardi, speriamo. E quindi, per esempio, la solidarietà rinvia ad una metafora legata, ad un'idea legata alla compattezza. Solidus vuol dire integro, vuol dire compatto, è la stessa radice. Solidus era anche una moneta, come sapete, il soldo, che rappresentava proprio l'unità intera, contrapposta invece alle monete più piccole di valore, diciamo, frazionario. Quindi questa idea di essere solidali vuol dire di creare appunto compattezza, che non vuol dire imbracciare di nuovo le armi per andare gli uni contro gli altri o, diciamo, magari per attaccare metodiche che gli uni pensano siano nemiche di altri, ma invece è proprio l'idea di mettere insieme tutte le forze, tutte le energie, che poi io riflettevo è proprio un po' il senso, per esempio, dello studio, della ricerca. Cioè, se noi non facciamo delle azioni solidali anche nel nostro lavoro, nel nostro studio, nelle nostre ricerche, nella nostra condivisione, ecco, se lasciamo la parola condivisione soltanto all'ambito dei social, ecco che probabilmente ci perdiamo qualcosa. E io credo che questo momento, e non solo questo momento, sia anche proprio buono per pensare a insegnare come noi ci poniamo dentro il mondo e di fronte al mondo. Quindi in questo senso lo studio delle emozioni anche attraverso gli antichi, secondo me, è molto importante. A questo proposito ci chiedono dal pubblico, lei è d'accordo con l'utilizzo da parte dei giornalisti del lessico del campo semantico della guerra? Immagino per parlare. Allora, dunque, io non sono d'accordo nel senso che, non è che si possa essere o non essere d'accordo, io credo che bisogna prendere atto di qualcosa ed eventualmente la cosa importante è avere un approccio fondato su uno spirito critico, perché sappiamo che le parole non sono neutre, e non solo non sono neutre nelle relazioni insomma, semplicemente interpersonali, ma non sono neutre anche per parlare del mondo. Cioè, io sono certa che esiste una grammatica che possa essere più improntata, una grammatica e una linguistica quasi, che possa essere più improntata all'idea della condivisione e della solidarietà. Vi faccio un esempio molto banale. Quando io studiavo alle scuole elementari, era normale dire lavorare come un negro. Ecco, non sarebbe stato vergato in rosso e in blu dalla maestra. Ma perché? Perché naturalmente c'era una mentalità per cui sappiamo. Ecco, oggi questa idea bellica è ovvio che è forte, perché noi abbiamo sempre bisogno della costruzione del nemico, ma questo ce l'avevano i romani, ce l'avevano i greci, cioè la costruzione del nemico è a fondamento in qualche modo di
una modalità di creare identità, perché se c'è un altro, questo altro definisce me stesso. Però forse bisognerebbe anche sforzarsi di immaginare, di pensare modalità diverse. Certamente che combattere, sconfiggere, debellare, ecco, sono tutte parole che nel nostro immaginario hanno veramente la forza dell'annientamento. Io credo che è chiaro che noi stiamo combattendo e siamo in una guerra, però siamo anche in una guerra che ci faccia guardare quali sono le nostre armi interiori. Ecco, secondo me questo è importante. E quindi e poi sappiamo bene che uno dei modi di gestire il nemico a volte è di scendere in qualche modo a patti con lui e di non mettergli di traverso, perché altrimenti facciamo esattamente il suo gioco. Quindi questo così mi viene questa risposta. Mi sembra una riflessione davvero molto saggia. A questo proposito volevo farle una domanda, tornando un po' al tema di questo nostro incontro. In queste settimane, naturalmente, essendo così impauriti, un po' frastornati da questa grande massa di rappresentazioni belliche, anche dal punto di vista poi iconografico, fotografico, con le corsie, ad esempio i feretri tutti allineati nelle chiese. Ci sono alcuni movimenti di esorcizzazione delle paure comuni a tutti coloro, anche se distanti da casa, però si è cercati di stare insieme quanto più possibile. Quindi, ad esempio, questo nostro raccoglierci qui su Instagram per condividere cultura assieme potrebbe essere un movimento di esorcizzazione collettiva della paura. Nei momenti di incertezza, invece, i romani, i greci, come reagivano alla paura? C'erano dei riti collettivi a cui facevano riferimento, per esempio? Sì, dunque, c'erano varie modalità di gestire questi eventi straordinari. Pensate, ecco, prima di tutto già la parola pestis, che per noi suona peste, per i romani si riferiva a qualunque tipo di distruzione, di rovina, di epidemia, e quindi veniva attribuita a ogni tipo di pandemia o di pestilenza. Noi abbiamo casi reazione da parte della città colpita da epidemie, e c'erano allora due piani. C'era un piano personale, diciamo, in cui la persona poteva supplicare la divinità che allontanasse questa calamità, ma prevalentemente, diciamo, in generale la religione romana ha una fortissima impronta pubblica, e quindi c'erano delle processioni vere e proprie che appunto vedevano la popolazione recarsi ai templi degli dei per scongiurare questi pericoli. Per esempio, c'è un caso interessante: nel 291 avanti Cristo Roma viene colpita da una grande epidemia, non è, la chiamano pestis, ma di fatto probabilmente era o un'epidemia di vaiolo o di morbillo, qualcuno dice. Per contrastare questa epidemia, per esempio, per esorcizzare, si poteva perfino arrivare a introdurre una divinità straniera, una divinità che fino ad allora non aveva trovato posto nel Pantheon, ed è il caso del trasporto della statua di Asclepio a Roma dalla Grecia nell'isola Tiberina. Da quel momento, come voi sapete, l'isola Tiberina è diventata, senza soluzione di continuità, da sempre un luogo di cura, sede di un ospedale. Ancora oggi c'è, fate bene fratelli, è sull'isola Tiberina. Quindi però
Naturalmente le forme di esorcizzazione di queste calamità venivano sempre, attraversavano, diciamo, la convinzione che ci fosse stata una colpa dietro. Questo bisogna tenere conto di questo. Quindi c'era da capire di chi fosse stata la colpa e come la si poteva espiare. C'è questa idea del piaculum, cioè proprio della modalità di espiazione, e notate bene che piaculum ha la stessa radice di pietas, quindi c'è un'idea di cura che va trovata in qualche modo per allontanare la calamità, che, come sapete, per gli antichi era sempre qualcosa di mandato dagli dèi come punizione o come espiazione di qualche colpa. Ecco, non so se sono stata chiara. Poi c'è stata un'altra, ecco, un'altra grande, forse la prima vera peste, per come la intendiamo noi, invece è piuttosto tarda a Roma ed è risale al 165 d.C., probabilmente fu importata dai soldati che tornavano dalle guerre contro i parti, quindi dall'Armenia, dall'Iran, dall'Iraq, e in quell'occasione proprio vide la morte l'imperatore del momento, che era Lucio Vero. Quindi prende il potere Marco Aurelio. Infatti questa peste viene chiamata anche peste Antonina, perché appunto Marco Aurelio apparteneva alla famiglia degli Antonini e fu lui proprio che la dovette fronteggiare. Poi non si sa, non so se lui stesso morì addirittura per questa malattia. Quindi insomma, varie queste forme di esorcizzazione, tutte diciamo lecite, tutte benvenute naturalmente, tutte anche capaci di farci essere appunto partecipi di quella resilienza di cui è stato detto, no? Mi pare che sia stato già anche affrontato questo tema specificamente. Sì, però io direi una resilienza che appunto non dimentichi, è vero, la sua etimologia, per cui il senso di danzare, salio vuol dire danzare propriamente, e quindi ben venga anche il ballo alle finestre, però non dimenticare che chi è resiliente, secondo me, deve anche imparare a essere un po' silente, se mi permetto questo gioco di parole, perché è molto interessante, molto importante in questo momento, a mio parere, anche indagare quelle emozioni un po' interstiziali che noi non siamo abituati veramente a tenere davanti a noi, a tenere davanti allo sguardo. E il silenzio, secondo me, in questo momento è una di queste emozioni forti che dobbiamo imparare a gestire e forse direi anche a cercare, perché sono convinta che noi potremmo riempire completamente le nostre giornate così vuote, apparentemente vuote perché non abbiamo legami con l'esterno o quasi, oppure ce li abbiamo molto mediati dai device. Ecco, e allora qual è l'opportunità? L'opportunità è il fatto di poter fare silenzio, cioè di non avere quell'horror vacui che poi ci fa riempire veramente tutte le solitudini in modo da non farci percepire il bisogno degli altri. Ecco, questo secondo me è veramente un pericolo da cui dobbiamo cercare di scappare. Questo sì, è un pericolo, è un nemico. Questo non avere bisogno dell'altro è veramente il nemico da combattere. Questo mi sembra un ottimo consiglio, quindi racchiuderci in noi stessi e usare questo periodo, che potrebbe essere così brutto, non come una debolezza, ma piuttosto come un'opportunità da sfruttare per conoscere meglio noi stessi e indagare le nostre emozioni, magari anche attraverso qualche libro che potrebbe invitarci di leggere. Questa è la domanda che proponiamo a tutti gli ospiti. Sì, dunque, innanzitutto
innanzitutto io vi consiglierei di andarvi a rileggere o leggere per la prima volta o rileggere per intero il De Rerum Natura di Lucrezio, perché io trovo che questa opera straordinaria sia una di quelle che sa tenere insieme la dimensione scientifica, naturalmente, e la dimensione emotiva, che non sono appunto in contrasto. Quindi anche a questi dati molto emotivi si può e si deve reagire in maniera rigorosa, senza per esempio fidarsi delle fonti che non sono fonti, del sentito dire, sta girando di tutto, in questo momento le fake news, però le fake news che sempre girano, ecco, quando girano e c'è di mezzo la vita delle persone, soprattutto la morte delle persone, sono ancora più inquietanti, per cui richiedono veramente una dimensione di vigilanza, secondo me. E qui Lucrezio può essere veramente maestro. Che cosa vuol dire indagare la natura, rerum cognoscere causas, in maniera profonda, razionale, descrivere anche le emozioni, i sentimenti, quello che si prova, ma fondandolo sulla ragione e quindi non contrapponendo la ragione al cuore. Si può pensare col cuore che batte, che pulsa, e si può sentire prendendo proprio assolutamente per mano, anche col guanto, senza guanto, la ragione. Ecco, questo è un po', questo è un primo consiglio. Poi un altro libro che secondo me tutti dovrebbero leggere, anche chi non è classicista, sono naturalmente le Metamorfosi di Ovidio, perché ci insegnano, sono una grande lezione di cambiamento, una grande lezione di invito a cogliere il cambiamento come una possibilità che è insita nella natura. Sapete, nelle Metamorfosi non c'è l'idea tanto della morte quanto della perenne trasformazione. Però io credo che pensare che si può cambiare, e non in peggio, ma a volte anche in meglio, sia una grande spinta. Poi vabbè, Ovidio lo fa, lo racconta in una maniera magistrale, quindi ci fa veramente battere il cuore, ma anche ridere, sorridere, indignare, cioè ci fa mettere in campo moltissime emozioni. A patto appunto che noi anche da queste sappiamo prendere la giusta distanza. Le parole che oggi ci fanno paura, che sono distanza, silenzio, abbraccio negato, ecco, secondo me vanno tutte risemantizzate, perché anche una giusta distanza da cose, persone, sentimenti è una cosa buona, è sempre un fatto di misura, di quantità in questa ricetta della felicità della vita. E poi un altro libro, se volete, è questo Atlante delle emozioni, della Tiffany Smith. È un libro pubblicato dalla UNTET, mi pare sia di un paio di anni fa, nella traduzione di un paio di anni fa, e qui l'autrice parla delle emozioni che noi non sappiamo nemmeno di provare, perché forse non le abbiamo mai chiamate per nome, e quindi attraversa le emozioni più che verso il passato, le emozioni distanti nello spazio. Però è un interessante modo di accostarsi a quest'idea che nemmeno in questo caso noi siamo al centro del mondo. Quindi questo io direi, poi ci sono tante altre cose, ma ne potremo parlare in un altro momento. Sì, io rimarrei a parlare con lei all'infinito di questi argomenti, la ringrazio moltissimo per averci dato tanti tanti spunti di
discussione e i suoi preziosi consigli di lettura. Io ringrazio tutti voi che avete partecipato qui con noi a questa conversazione, anche con i vostri commenti. Virtual Studium torna domani con Claudia Faleri e il lavoro agile, sempre alle 17, sempre in live su Siena Campus. Di nuovo grazie alla professoressa Puliga e un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a tutti. Ciao ciao.